Ben ritrovati amici di tutto Android.net con l'unboxing di HTC Nexus 9. Il frutto della collaborazione tra HTC e Google ha portato sul mercato un dispositivo da 8.9 pollici, molto interessante perché non solo porta sul mercato il Material Design insieme al Nexus 6, ma anche un processore a 64 bit, e sto parlando di Nvidia Tegra K1 Dual Denver che gira a 2.3 GHz. Vediamo dunque l'unboxing. Abbiamo la colorazione nera con Wi-Fi e 16 GB, quindi versione base che costa sul Play Store 399 €, in realtà 389, però poi bisogna aggiungere le spese di spedizione. Qui sempre un'immagine, andiamo a prendere il nostro coltello da bistecca perché per i grandi unboxing servono i grandi coltelli. Ovviamente dopo questa potete anche evitare di continuare a guardare il video. Allora, procediamo con l'unboxing. Rimuoviamo il coperchio e ecco qui in primo piano il Nexus 9. Lo mettiamo un secondo da parte, così vediamo all'interno della confezione cosa troviamo. Questo plico blu su Nexus 6 è rosso con qualche informazione, con la garanzia, eccetera, eccetera. Abbiamo poi il cavo USB, micro USB per trasferimento file e ricarica, e poi l'adattatore da parete per appunto la ricarica. Si tratta di un caricabatterie da 1.5 A, che rimettiamo nella confezione ovviamente con logo HTC. Poi sotto ovviamente non abbiamo nient'altro. Spostiamo questa confezione, così andiamo a vedere meglio il tablet in compagnia del nostro peluche Android. Andiamo a rimuovere le pellicole e vediamo un po' le prime impressioni. Allora, il retro intanto risulta sì simile a quello del Nexus 5, però devo dire che sembra quasi più plasticoso, più liscio rispetto a quello del Nexus 5. Sulla parte superiore abbiamo la fotocamera con il flash LED, ma la fotocamera da 8 megapixel, ovviamente, che registra video fino a 1080p. Sul fronte il display da 8.9 pollici, davvero un bel display, un bel rapporto come dimensioni, con risoluzione 2K, quindi 2048x1536 pixel. Nel frattempo vado ad accenderlo, così facciamo anche una panoramica software. Nel mentre che si accende, ovviamente panoramica hardware. Abbiamo in questa versione solamente il WiFi 802.11ac e anche 2x2 MIMO, GPS ovviamente presente, Bluetooth 4.1 per quanto riguarda la connettività. Come dicevo, il processore è un Nvidia Tegra K1. Con l'architettura 64 bit, si tratta di un Dual Denver. Il clock è di 2.3 GHz, abbiamo ovviamente 16 GB di memoria interna per questa versione, ovviamente è disponibile anche la versione da 32 GB, 2 GB di memoria RAM. Sul fronte qui al centro una fotocamera da 1.6 MP, e poi come vedete qui sulla parte inferiore e sulla parte superiore abbiamo due altoparlanti per un audio stereo. Software, ovviamente la novità più interessante, Android 5.0 e quindi Lollipop con ovviamente il Material Design. Panoramica fisica: sul fianco destro abbiamo il tasto accensione spegnimento standby, bilanciere volume e il microfono. Sulla parte superiore abbiamo la porta per il jack audio da 3.5 mm. Sul fianco invece sinistro non abbiamo nulla, mentre sulla parte inferiore la porta micro USB. Sul retro invece, come dicevo, solamente la fotocamera, logo HTC, logo Nexus e basta. Allora, intanto questo display da 8.9 pollici sicuramente risulterà comodo per performance e usabilità, e quindi possibilità di portarlo in giro date le dimensioni abbastanza contenute per un tablet. Non è un 7 pollici, quindi abbiamo un ampio display su cui guardare i nostri contenuti. Vado ad inserire la password Wi-Fi. Eccoci qui con la connettività configurata, ovviamente Wi-Fi. Aspettiamo qualche minuto così vediamo un po' la procedura di avvio e di setup. Nel frattempo la batteria è da 6700 mAh, quindi una buona batteria che speriamo produca ottimi risultati in quanto autonomia. Facciamo anche questo aggiornamento, dovremmo metterci poco.
Eccoci dopo quasi 10 minuti di aggiornamento con di nuovo il Nexus 9, pronto quasi, completo le caratteristiche fisiche con le misure 228,25 mm di altezza, 153,68 di larghezza e 7,95 mm di spessore, quindi quasi 8 mm di spessore. 425 grammi il peso, non proprio contenuto, però dai, non è male per un 8,9 pollici. Ecco qui il logo di Android, dai che ce la facciamo. Ed ecco qui finalmente la home screen. Home screen, Material Design, quindi Google Now sulla sinistra, come potete vedere. Nuovo drawer delle applicazioni, che può essere gradevole, ma anche no. Nuove icone, tutte ridisegnate, molto belle. Andiamo a vedere le impostazioni. Questo qui il centro notifiche, anche questo rinnovato, con la possibilità di espandere le notifiche con un doppio swipe. Accediamo alle impostazioni, anche qua come vedete tutto bello rinnovato e molto molto più adatto direi ad un tablet. 5.0 la versione, ovviamente non posso non entrare nell'easter egg molto particolare che è ovviamente sto Flappy Droid. Vediamo se riesco a fare un risultato. È molto difficile, ve lo ammetto, è molto difficile. Qua abbiamo anche le icone rinnovate. Insomma, questo Android 5.0 Lollipop, questo è solamente un veloce hands-on del tablet. Devo dire che per il momento risulta molto reattivo, molto bello, l'esperienza è molto completa. Qui abbiamo tra l'altro anche applicazioni di, tra virgolette, che sostituiscono Office con ovviamente i servizi di Google Online, quindi possibilità poi di avere tutti i documenti sincronizzati. Qui invece la parte multimediale con Play Games, Movies, Music, Books ed Edicola, Play Store, fotocamera, anche questa pochissimo rinnovata in realtà questa. La vediamo ovviamente, abbiamo già sul Play Store, quindi non ve la mostro nemmeno. Quindi, se avete qualche domanda su HTC Nexus 9, vi invitiamo a farla nei commenti di questo video oppure nei commenti dell'articolo di video unboxing. In questo modo potremo poi rispondere all'interno della recensione che andremo ad eseguire fra qualche giorno, una volta testato a fondo questo tablet dalle dimensioni, a nostro parere perfette, e con un sistema operativo tutto, tutto nuovo e da scoprire. Per il momento è tutto, un saluto da Michael per tuttoandroid.net.